Bentornati su Denote, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda la recensione per quanto riguarda le FAQ rilasciate dalla GuestSocio per il General Handbook 2020, o meglio il prontuario del generale 2020, e quindi andremo a vedere sia le FAQ che il commentary a riguardo. E possiamo ora vedere le FAQ per quanto riguarda il General Handbook 2020 e possiamo vedere che c'è stato un cambiamento di punteggi per alcune unità, in particolare una che avevo notato già quando avevo fatto l'analisi per quanto riguarda il General Handbook 2020 per il Pitch Battle Profiles, che vede le Orde dei Fantasmi, le Hexwraiths, che per la Legion of Nagash aveva un punteggio più alto rispetto a quelle che erano per le Nighthounds. Invece ora è stato riportato a quella che è uguale per i Nighthounds. Quindi comunque andate a verificare se effettivamente i punteggi sono stati modificati anche per le unità che vi interessano in questo caso, ma soprattutto ricordatevi che quando trovate i punteggi dovete guardare quelli relativi all'alleanza. Io pensavo che fosse stato fatto in questo modo per garantire una differenza in base all'alleanza a cui facevano parte. A quanto pare non è così, ma comunque vi consiglio di andare a vedere di volta in volta i punteggi relativi all'alleanza, perché potrebbe essere che per alcune rimane tale, cioè che c'è veramente una discrepanza di punteggi. Quindi fate attenzione in questo caso. E possiamo cominciare poi con la parte per quanto riguarda il commentary. E la prima parte che possiamo vedere è per quanto riguarda la domanda come si può comportare per quanto riguarda quei modelli che hanno delle keyword o delle alleanze che non sono riportate nell'Emis of Apotheosi del General Handbook 2020. In questo caso viene detto di accordarsi con l'avversario e dobbiamo ricordare che tecnicamente tutto l'Emis of Apotheosis basa sul proprio accordarsi con l'avversario per poterli giocare. Qualora voi vogliate personalizzare effettivamente un modello per poter portarlo che non sia, diciamo, tra le categorie proposte dall'Envis of Apotheosis, dalla fucina dell'Apoteosi, ecco che in quel caso specifico vi consiglierei di cercare di mantenervi il più possibile vicino, magari cambiando nome, a quantomeno una delle opzioni che è già stata portata come caratteristica, in modo da deviare il meno possibile. Questo perché è già abbastanza bilanciato, però si rischia che cercando di portare altro non si ha più quel bilanciamento, dato che comunque è un accordo con l'avversario. Secondo me, se si cerca di rimanere il più possibile agganciati a quelle che sono le categorie presenti, magari cambiando nome o aggiustando di poco poco, è più facile. Comunque sono certo che in futuro verranno portate, o col Guide Dwarf, con l'altra pubblicazione, altre opzioni per la fucina dell'Apoteosi, perché è sicuramente molto interessante e sarà molto implementato in futuro. Ad ogni modo, ricordate che dovete sempre accordarvi, ma cercate di non deviare troppo da quelli che sono gli schemi già presenti. E poi abbiamo un qualcosa di cui avevo parlato già nella recensione per quanto riguarda il puntuale generale General Handbook 2020, ovvero la presenza di regole che non sono più state riportate ma erano presenti nel manuale precedente. In questo caso viene fatto l'esempio appunto dei mercenari e qui viene detto che appunto si possono usare con il consenso dell'avversario. Tenete conto che comunque i Battleborn potete usarli in ogni caso perché comunque sono ancora validi. Quello dei mercenari secondo me è un caso un po' più particolare perché dobbiamo tenere in considerazione che i mercenari sono ancora validi e ci saranno pubblicazioni come per il Forbidden Power dove ci sono i mercenari disponibili. Quindi diventa un po' problematico il fatto che in alcune parti viene concesso e in alcune parti no. Comunque non credo che ci saranno problemi che un avversario vi impedisce di usare i mercenari perché non sono qualcosa di così devastante e soprattutto sono una cosa caratteristica. Ed è veramente un peccato che non siano stati mantenuti come coerenza, perché era un'opzione che secondo me valeva estremamente la pena. Ad ogni modo, tenete il conto e cercate di mettervi d'accordo, ma dubito che un avversario vi metterà i bastoni tra le ruote perché volete giocare dei mercenari e lui non ve lo vuole permettere, soprattutto per i mercenari che sono disponibili. E ora una FAQ che ritengo molto sciocca, addirittura stupida, e riguarda tutte quelle pubblicazioni che sono state portate e le cui Vosskull Battalion e le diverse Vosskull sono presenti in quelle pubblicazioni, ma non sono presenti nell'aggiornamento per quanto riguarda il Pitch Battle Profiles del 2020 del General Handbook 2020. Questo vuol dire che all'interno ci sono sia quelle delle varie scatole che si possono trovare, ma quelle non mi preoccupa tanto perché di norma sono qualcosa di caratteristico per quelle partite e simili. Ma quello che mi preoccupa di più è che include anche quelle dei White Dwarf. E voglio ricordare che quelle dei White Dwarf vengono definite molto spesso ufficiali e con il punteggio alto che possono essere giocate tranquillamente.
Ora invece con questa FAQ viene definito che viene richiesto il consenso dell'avversario. Ovviamente difficilmente un avversario vi impedirà di usare quell'Evolscroll Battalion o quell'Evolscroll perché molto spesso sono caratteristiche e sono anche divertenti, ma c'è questa possibilità. Quindi diventa un po' problematica questa FAQ perché da un lato viene detto sì, potete usarle senza problemi e dopo con questa viene un po' negata la cosa dicendovi ma sì, dovete chiedere all'avversario per poterle usare. Questa secondo me ci sarebbe voluta da parte della GW effettivamente il dire guardate che quelle pubblicate con i punteggi eventualmente dopo la pubblicazione del Jarenheb 2020 potete comunque utilizzarle. In questo modo secondo me c'è un problema di fondo. Ad ogni modo tenete conto che ci può essere questa problematica anche se dubito che effettivamente gli avversari vi impediranno di utilizzarle se sono quantomeno aggiornate quelle che state andando ad utilizzare dei vari White Dwarf. Quindi eventualmente tenete conto che c'è questa discrepanza comunque. E poi abbiamo un'altra regola che secondo me non è proprio il massimo, ovvero quello che nel Pitch Battle Profile 2020, quindi nel parte del Gen Hub 2020, viene detto che nel caso di terreni unici, che hanno caratteristiche uniche, si deve generare in modo randomico le regole, invece di utilizzare quelle che sono le caratteristiche degli elementi stessi di base. E qui viene confermato che bisogna usare la parte random, semplicemente solo quella. Da un lato è stupido perché impedisce di utilizzare qualcosa di caratteristico. Dall'altro è anche vero che permette di livellare e fare in modo che tutti gli elementi abbiano più o meno le stesse regole, quindi senza avere troppe discrepanze. Però non lo trovo così buono perché alla fin fine era bello avere elementi particolari, elementi scenici particolari con le loro regole specifiche, invece di avere qualcosa che è sì random, ma tende a livellare ed avere meno caratteristiche variabili e meno peculiarità. Quindi tenete semplicemente conto della cosa e valutate, ma non c'è niente in particolare da dire al riguardo. E poi abbiamo una FAQ per quanto riguarda l'utilizzo degli obiettivi ausiliari, degli obiettivi secondari. In questo caso viene specificato che è il fatto che normalmente si possono prendere due, ma perché per quanto riguarda le regole dei tornei se ne devono prendere tre a partita e dà un modo per, dicono, fare praticamente rompere il pareggio. E questo sono d'accordo, perché nelle partite normali alla fine usate quello che usate e dopo praticamente le sostituite. Ma nei tornei averne tre permette di avere maggior possibilità di fare i punteggi e di creare questa varietà nel qualora caso si pareggi, perché voglio ricordare che funziona solo nel caso dei pareggi, ma soprattutto prenderne 3 impedisce la possibilità che se ne possano prendere di simili successivamente, quindi permette di poter gestire meglio tutto quello che è la progressione del torneo e gli obiettivi diventano da calcolare quali prendere durante il torneo stesso. Quindi sono d'accordo in questo caso con la scelta di usarli in modo diverso e soprattutto di focalizzarli. Quindi in questo caso è una FAQ che secondo me merita come spiegazione per chiarire appunto la scelta a riguardo. E di nuovo una specifica che era già chiara prima ma che viene riportata ulteriormente ed è il fatto che i punteggi causati dagli obiettivi ausiliari sono dovuti alla separazione delle diverse fasce, non ai punteggi conseguiti per la vittoria o meno della partita. E questo di nuovo serve molto non a cambiare i risultati del punteggio di una partita, ma a separare i diversi giocatori che hanno ottenuto lo stesso punteggio durante le stesse fasi del torneo. Quindi permette di avere chi riottenezza, pur avendo lo stesso punteggi, più obiettivi secondari, essere posizionato meglio. Quindi sicuramente sono d'accordo con questa cosa ed è un qualcosa che secondo me merita molto come strategia per creare appunto una classificazione quando si va a creare senza andare a influire su quello che è effettivamente i risultati della partita. E poi abbiamo una precisazione per come fare i punti per quanto riguarda i platempron dei luoghi dei poteri arcani. In questo caso viene detto e confermato perché era capibile anche prima che si fa un punto quando si conquista quell'obiettivo alla fine del turno, se ne fanno due se si tiene per 2 turni consecutivamente il turno successivo e così via, quindi si aumenta. Se si perde, si aggiungono poi 0 e se si ricontrolla di nuovo si torna ad aggiungere 1, poi altri 2, quindi si aggiunge ogni volta che si controlla in base ai turni consecutivi che si è tenuto ogni volta. Quindi il primo un punto si guadagna, 2 si guadagna, 3 si guadagna, si perde, ok? Se si guadagna di nuovo un altro punto e così via. È
È semplice, si capiva anche prima, però ok, è stato chiarito ulteriormente, quindi se ne prende atto. E poi abbiamo invece una FAQ che secondo me è molto interessante e riguarda proprio quegli elementi scenici che vengono aggiunti sia successivamente o già portati come modelli della propria armata, quindi come parte della propria fazione, ma che non possono essere considerati in questo caso come modi per controllare un obiettivo. Quindi gli elementi scenici non possono essere utilizzati, anche se acquistati o portati dalla propria armata, per controllare obiettivi. E questo secondo me è molto interessante perché permette di capire che gli elementi scenici, per quanto siano, diciamo, acquistati a proprio favore, non possono essere utilizzati come effettivamente parte effettiva della propria armata per controllare scenici o altro, ma servono modelli, non elementi scenici. Quindi questo mi interessa molto perché è qualcosa che dispella eventualmente alcuni dubbi che potrebbero essere venuti, dato che si possono acquistare questi stessi, quindi tecnicamente sarebbero parte integrante della propria armata. E poi abbiamo un'altra FAQ interessante e riguarda le unità alleate, che qualora ricoprono un ruolo specifico di battaglia, qualora si giochi a un piano di battaglia che permetta di guadagnare punti vittoria addizionali se un obiettivo è controllato da un certo ruolo di battaglia, le unità alleate che ricoprono quel ruolo possono controllare e far guadagnare quei punti. Quindi diventa molto interessante perché le unità alleate possono essere utilizzate per coprire determinate situazioni, quindi per controllare gli obiettivi, e può essere qualcosa di estremamente valido e interessante a livello strategico. Quindi sicuramente da ricordare perché questa è veramente qualcosa di interessante. E poi abbiamo una FAQ che, ok, è giusto che ci sia per chiarire, anche se era già capibile precedentemente. E questo fa l'esempio di ruoli che vengono guadagnati quando si crea l'armata, però per esempio al fatto che gli orc possono essere considerati truppa di battaglia, truppa, se sono in 10 o più modelli, e non possono perdere questa classificazione, questo ruolo di battaglia, qualora durante la battaglia perdono modelli e scendono sotto la soglia. Questo vuol dire che conferma il fatto che i ruoli vengono classificati quando si crea l'armata, quindi quando si fa la lista, non possono essere cambiati dopo, durante la battaglia stessa, quindi tenetene conto. E poi abbiamo una FAQ molto particolare, perché in questo caso dice che le unità che vengono evocate successivamente al scambio di battaglia e che non si sono pagate con quello che è la creazione della lista, entrano, non contano nel numero massimo di scelte di quel tipo di, diciamo, ruolo che dovrebbero coprire, e che quando vengono evocate praticamente non hanno un ruolo di battaglia. Questo diventa molto importante da ricordare quando, per esempio, con i Seraphon, che sono un'unità, un'armata che possa evocare unità, volete evocare, perché qualora, per esempio, abbiate degli obiettivi che possono essere conquistati solo dalle truppe, ecco che se voi evocate delle nuove unità di truppa, queste non avranno diciamo, il ruolo di battaglia di truppa, e questo vuol dire che non potranno controllare quell'obiettivo. Quindi dovete fare molta attenzione quando andate a evocare, non potrete più tentare di compensare magari i ruoli che vi mancano con le unità che andate ad evocare. Quindi fate molta attenzione a questo dettaglio perché è importante, in quanto può cambiare alcuni modi di giocare le evocazioni, perché essendo, diciamo, bianche, non avendo il ruolo di battaglia, quello che andate a evocare che non era incluso precedentemente, questo vuol dire che diventa fondamentale determinare come andrete a giocare quello che avete preso e quindi sfruttare quello per andare a prendere gli obiettivi quando vi interessano. Quindi fate molta attenzione perché questa è una FAQ che è veramente molto importante da ricordare. Quindi, che dire di queste FAQ? Penso che alcune siano molto utili e chiariscano molto alcuni modi di giocare e di impostare il gioco, quindi estremamente utili. Altre, come ho detto, le ritengo sciocche e confondono oppure mettono, diciamo, un po' più in difficoltà chi vuole giocare in determinati modi, anche tranquilli, perché richiedono alcune meccaniche o altro che sono più farraginose, quindi non le trovo altrettanto gradevoli. Secondo me sarebbe stato meglio non includerle. Ad ogni modo, queste sono quelle che abbiamo come FAQ e ne dobbiamo prendere nota. Ad ogni modo. Da DynoMod per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video, oppure se siete interessati ad
a semplicemente segnalarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamo è tutto, alla prossima!